Buongiorno fitness a tutti voi, pronti per una nuova settimana insieme? Noi sì, e ci alleniamo subito nella palestra Le Dune Fitness di Silvi Marina. Venite con me. Francesco Di Sante, buongiorno. Buongiorno ad Alessia, siete pronti per l'allenamento? Prontissimi, buongiorno a tutti. Torneremo sulle gambe. Assolutamente sì. Su cui ci avete insegnato degli esercizi. Facciamo un ripasso delle lezioni precedenti. Prego. Allora, prego Alessio. Ci fa rivedere lo squat, quindi l'esercizio fondamentale dell'allenamento in palestra per la tonificazione e ipertrofia delle gambe, di tutta la coscia. Vai Alessio. È importante l'esecuzione di questo esercizio. Perfetto, quindi ricordiamo talloni, larghezza spalle, punte dei piedi guardano verso l'esterno. Alessia sta sollevando 10 kg e come recepire questo peso nella maniera corretta, nella postura corretta? Allora, Alessia sta sollevando 10 kg di dischi più 10 di bilanciere, quindi 20 totali, e un peso medio-basso, ok? Quindi si punta da qui a una progressione nel tempo del carico. Ideale per chi inizia ad approcciarsi in questo esercizio. Quante serie dovrà fare Alessia? Consiglio 4 serie da 10-12 ripetizioni. È un esercizio che, per come impegna, ne trae beneficio tutto il corpo o soltanto le gambe? Assolutamente sì, a partire dall'addome, dalla zona lombare, glutei, quadricipiti, femorali. Secondo esercizio per le gambe, ma in un'altra ala della palestra. Cosa cambia adesso? Allora, ci stiamo concentrando sulla parte anteriore della gamba, qui, quindi il quadricipite. E leg extension il macchinario, quindi ci garantisce un isolamento completo del muscolo target. Anche qui è importantissima l'esecuzione, controllata al massimo. Per oggi il nostro esercizio è terminato, grazie Alessia, grazie a Francesco Di Sante. Domani che cosa ci mostrerai? Domani Mila, un ripasso sempre di gambe, e vediamo la parte posteriore, quindi glutei e femorali. Allora vi aspettiamo qui alla stessa ora alla palestra Le Dune Fitness, anzi siete voi che aspettate noi perché voi siete di casa qui. Andiamo a mangiare qualcosa insieme alla dottoressa Anna Wieczorek. E siamo tornati allo stabilimento Mar del Plata, dove resteremo tutta la settimana. Oggi c'è una brezza irresistibile, noi ritroviamo Alessia Di Giovanni. Ciao Alessia! Buongiorno. Buongiorno Mila! Buongiorno a te, buongiorno a voi della famiglia Carletti che ci ospitate sempre. E, allora, abbiamo già parlato la settimana scorsa delle particolarità di questo stabilimento, dove si possono praticare diverse attività, è molto indicato per i bambini. E le novità di quest'anno quali sono? Sicuramente la novità dell'estate sono le cene che abbiamo iniziato già da luglio, il sabato e il giovedì. E la particolarità di queste cene è che sono in giardino e anche in riva al mare sulla spiaggia. Questa è sicuramente una cosa carina che abbiamo organizzato ormai. Stiamo parlando di cibo, noi lo facciamo tutti i giorni con la nostra trasmissione. Quanto fate attenzione alla genuinità delle materie prime e dei cibi che preparate? Allora, i cibi che prepariamo sono tutti a base di pesce, il pesce è sempre fresco e facciamo molta attenzione, soprattutto perché la nostra clientela è molto attenta, insomma. Grazie ad Alessia e noi proseguiamo la nostra trasmissione con la dottoressa Anna Wieczorek. Iniziamo la settimana anche con la dottoressa Anna Wieczorek, la nostra nutrizionista, biologa specializzata in scienze dell'alimentazione, con specializzazione in scienze dell'alimentazione. Oggi parliamo di condimenti, l'olio che ci piace tanto è anche antiossidante, ha delle proprietà nutritive ottime per il nostro organismo. Io da profana posso dirlo perché
si parla sempre positivamente dell'olio. Sì. Che altro contiene, cos'altro contiene e possiamo mangiarne quanto ne vogliamo? Aggiungo, parlando bene dell'olio, che è sicuramente il miglior condimento che possiamo usare per i nostri piatti, fa parte di cucina mediterranea, è ricco di acidi grassi monoinsaturi, soprattutto acido oleico, che ha delle proprietà antitumorali, contro problematiche cardiovascolari, contro aterosclerosi. È anche ricco di vitamina E, polifenoli, quindi ci fa stare giovani, belli e aiuta anche nella buona regolarità intestinale. Il punto è che tutte queste problematiche che previene, contro quali lavora olio, fa positivamente se utilizzato nelle quantità giuste, perché olio, essendo un alimento a densità calorica altissima, se utilizzato in eccesso ci fa ingrassare. Quindi usiamo olio come sicuramente miglior condimento nella nostra cucina, però con cautela. Quindi probabilmente mi chiederesti qual è la quantità d'olio che ci tocca. E dai, sì, la risposta so che non mi soddisferà, però vabbè, vai. Nelle diete normocaloriche si parla di 4-5 cucchiai da tavola nell'arco della giornata. Chiaramente meno ci muoviamo, più siamo attenti a linea, questi cucchiai si riducono per 2-2,5. Chi invece lavora fisicamente tanto, si allena tanto, olio chiaramente proporzionalmente va utilizzato di più. E quanto sale unire all'olio? Il sale invece, considerando che è presente in tanti alimenti che acquistiamo, andrebbe ridotto. Pensa che è stato anche specificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di non usare al giorno più di 5 grammi d'olio, quindi un cucchiaino da tè. Ma questo comprende anche alimenti già con il sale integrato quando lo andiamo a comprare. Quindi ti assicuro che cerchiamo di usarlo meno possibile, sempre meglio a fine cottura aggiungerlo e cercare di usare anche le spezie, odori che aromatizzano e non solo basare su buono perché è salato o perché c'è troppo olio, e così andiamo a favorire di non sovraccaricare di sale la nostra alimentazione. Allora, noi ci salutiamo qui perché il tempo a disposizione è scaduto. Grazie alla dottoressa Anna Veciorek, grazie al nostro tecnico Alberto Capo. Ci concediamo una giornata di mare aspettando che esca il sole, visto che è molto presto. E buona giornata a tutti voi. Ci vediamo domani a Buongiorno Fitness. Ma che vista da qui avere...